Buongiorno a tutti, oggi parleremo del 10° convegno Osteoporosi e qualità della vita, organizzato dall'Associazione Siciliana Studio di Osteoartrosi e Osteoporosi. Ne parleremo chiaramente con il presidente dell'associazione, che è il dottore Sergio Salomone, e con il dottore Angelo Giglio. Buongiorno, grazie Buongiorno. per aver accettato il mio invito. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E allora ci rincontriamo dopo un momento di pausa dovuto al Covid. Quest'anno in presenza si organizzerà questo importantissimo convegno, d'altronde importantissimo come sempre, giunto alla sua 10ª edizione. E allora Sergio, ci vuoi parlare di questa iniziativa? Allora, sì, caro Filippo, intanto saluto anche l'amico Angelo Giglio, mio ottimo collaboratore. Questo convegno, appunto, come hai detto tu, purtroppo ha saltato il 2020 perché c'era il problema della pandemia. Siamo riusciti a realizzarlo ora a ottobre perché era nostra grande intenzione come associazione di farlo in presenza proprio perché, essendo un 10° anniversario, ritenevamo opportuno rivederci con tutti gli amici che partecipano proprio per gratificarli della loro costante presenza e affettuosità nell'essere sempre partecipi nel convegno che in genere si svolgeva a maggio. È un 10° anniversario che ci porta veramente felicità perché è una realtà palermitana, ahimè, isolata o quantomeno nell'ambito dei convegni siamo molto pochi ad organizzare questo convegno e ritengo di poter dire, sicuramente confortato anche da Angelo, ma anche dagli altri componenti dell'ASSO, che è un gran sacrificio ben suddiviso fra noi, che un po' siamo, diciamo, non ospedalieri più, perché molti siamo in pensione e non universitari. Ma riscontriamo grande partecipazione nel mondo universitario e ospedaliero, oltre che dei Diciamo corsi. quando si svolgerà il convegno e dove, perché avete cambiato sede a Sì, causa appunto delle norme Covid. hai ragione, abbiamo cambiato sede, ahimè, siamo emigrati a Città del Mare, ma comunque ringraziamo il sindaco di Terrasini che appunto ci collabora, che è una sede idonea per come diciamo disposizioni Covid, nel senso che abbiamo una sala molto grande, degli spazi molto grandi e quindi questo ci permette di avere più persone, più medici, più partecipanti nella sala plenaria. E questo, insomma, Abbiamo detto ci che l'evento è in presenza, però prevede una preiscrizione online obbligatoria. Per quale motivo? sempre per le disposizioni Covid, tutto si deve svolgere online, quantomeno la maggior parte degli iscritti, proprio per evitare che poi al momento dell'entrata nella sala convegni ci sia confusione. E lo stesso questionario finale o al rilascio degli attestati sarà tutto online. Queste sono le disposizioni che obbligano tutte le attività congressuali. Perché diciamo che è anche un corso di formazione, saranno rilasciati degli attestati e quindi con dei crediti formativi. Sì, ci sono 10 crediti formativi, il convegno si svolgerà dal venerdì mattina alle 9, inizieranno con il saluto delle autorità e poi si svolgerà tutto il venerdì mattina e pomeriggio, ci sarà il lunch di lavoro e poi l'indomani mattina si completeranno le sessioni per lato chirurgico, Allora, come prima ogni anno. di entrare nel merito del convegno, parlare dei temi che saranno trattati, volevo coinvolgere anche Angelo Giglio sull'importanza di questo convegno che viene appunto organizzato da 10 anni e a cui lui ha Ma sempre dico, partecipato. sì, è chiaro, fa parte di un'organizzazione dell'ASSO, che è l'Associazione Siciliana Studio Osteoporosi ed Osteartrosi, che più di 10 anni fa un gruppo di amici hanno voluto creare con l'intento di portare a conoscenza le problematiche osteoporotiche, in particolare che affliggono le donne, ma anche gli uomini, perché questo è un dato che bisogna tenere nella giusta considerazione e che spesso viene sottovalutato. Contemporaneamente, però, tutto nasce per dare un giusto valore al concetto di qualità della vita.
cioè la qualità della vita si migliora evidentemente combattendo questo tipo di patologie e soprattutto cercando di frenare quello che è l'evoluzione. L'evoluzione di questa patologia diventa molto importante, ma oggi si è visto che attraverso i farmaci, attraverso anche l'attività motoria, una buona qualità della vita, una buona alimentazione, si possono ottenere quei risultati che fanno stare bene le persone. Quindi abbiamo anche un futuro, diciamo così, migliore, soprattutto con l'introduzione appunto di questi farmaci nuovi, diciamo. Allora, come è articolato il convegno, sappiamo che è diviso in due giornate, vi sono sei sessioni. Se Sergio ce ne vuole parlare. Sì, allora questo convegno, come abbiamo detto prima, ha due aspetti. Uno, diciamo, della prima giornata, di interesse globale con varie nozioni di sulle patologie in genere correlate all'osteoporosi, e il giorno dopo, il sabato, come avevo detto prima, c'è la sessione chirurgica sempre correlata alle problematiche dell'osteoporosi. Abbiamo la presenza, come ogni anno, del presidente della SIOMS, che questo ci onora e ci conforta, che noi siamo chiaramente una diramazione della SIOMS nazionale. Tra parentesi, stiamo rilanciando la SIOMS regionale, proprio abbiamo fatto giorni fa una riunione a Catania proprio per dare maggior peso all'attività periferica, per migliorare, diciamo, i rapporti con i colleghi delle varie città e quindi crescere tutti insieme. Al primo sguardo potrebbe sembrare che ci siano gli stessi temi, ma non è così, perché i temi possono essere uguali come titolo o quantomeno molto simili, però il contenuto sicuramente è un contenuto con novità annuali, in questo caso per giunta quasi di 2 anni, perché appunto abbiamo saltato il 2020, quindi è un confronto da parte dei ricercatori di cui facciamo parte, i bone specialist e i medici di base o altri colleghi specialisti che si ritrovano a confrontarsi, a apprendere e scambiare diciamo le idee e confrontarsi con appunto gli specialisti del settore per migliorare la qualità di vita delle persone, quindi migliorare le terapie che si vanno rinnovando negli anni. Ci sono in arrivo ulteriori farmaci che sono già stati studiati, testati e quindi di prossima autorizzazione. La pandemia ha ritardato, mi riferisco in particolare al teriparatide, che è la massima terapia dal punto di vista dell'osteoporosi. Ci sono le nuove tecniche chirurgiche, ci sono dei farmaci che servono appunto per l'osteoartrosi, quindi abbiamo uno scenario molto ampio che prevede appunto delle relazioni, ritengo il fiore all'occhiello dei relatori sul campo nazionale. Certo non possono essere tutti i migliori, però siamo sicuramente tra i migliori. C'è una buona presenza qua nella nostra facoltà. Ma su questo non ci sono dubbi. Senti, io poi vorrei parlare di Covid e ipovitaminosi D, cioè come il Covid ha inciso anche sulla osteoporosi e osteoartrosi. Però prima, approfittando della presenza di Angelo G, io volevo chiedere quanto il Covid ha inciso sull'attività sportiva e soprattutto sui giovani. Ma sicuramente molto. Io posso anche attestare dai contatti quotidiani che ho nel mio ambulatorio che la gente proprio ricerca nuovamente l'attività motoria, non solo per se stessi, cioè i genitori, ma soprattutto per i figli, perché hanno potuto constatare che mantenere in casa i ragazzi proprio ha creato un senso anche di direi quasi di depressione. Certamente non nei bambini, è chiaro, è molto più difficile, ma nei soggetti adulti questo è diventato una realtà, un senso di depressione, cioè la mancanza dell'attività fuori, all'esterno, la possibilità di prendere aria, la possibilità di camminare, la possibilità di incontrare degli amici, evidentemente ha creato un disagio, se non vogliamo dirlo proprio un danno.
Per quanto riguarda l'attività motoria nei ragazzi, soprattutto, voi sapete che si è stato un fermo totale. Questo è chiaro, evidentemente ha fermato, come si dice, anche la crescita e lo sviluppo del bambino. Voi dovete considerare che per un anno e mezzo, questi bambini non hanno svolto attività motoria, e noi sappiamo che l'attività motoria non solo migliora e aumenta il sistema immunitario della persona, e quindi questo è un dato molto importante che dobbiamo tenere nella giusta considerazione, ma in più ha creato il cosiddetto ipomovimento, la mancanza, la diminuzione del movimento, e quindi anche un deficit di tipo motorio, perché evidentemente stare fermi, e soprattutto purtroppo dobbiamo dichiarare per quanto riguarda i giovani, i bambini in particolare, la presenza dinanzi la televisione crea evidentemente anche un sistema di assuefazione a quello che sono i comandi quasi direi televisivi. Le immagini evidentemente creano pure dei grossi problemi. Quindi il quadro generale è chiaro, non è dei migliori. L'attività motoria sta ricominciando, devo dire, in maniera abbastanza aperta, anche se viene sotto controllo. Voi sapete che per entrare nelle palestre, per entrare dove si svolge l'attività motoria, particolarmente al chiuso, occorre ormai il Green Pass. Il Green Pass è quel mezzo che ti permette di poter accedere in questi luoghi e quindi svolgere un'attività motoria. Quindi diciamo complessivamente che per un anno e mezzo siamo stati fermi, abbiamo creato sicuramente dei disagi, non voglio dire danni, ma sicuramente dei disagi nelle persone. Ma ora l'attività sta ricominciando e speriamo che non si fermi più. Questo è veramente l'augurio che dobbiamo. Facciamo intervenire augurare. Il dottore Salomone su questo tema del Covid e quanto ha inciso sulle patologie che stiamo trattando, e poi la carenza di vitamina D, perché sono connesse Covid e carenza di vitamina D. Allora, e sarà anche, ripeto, uno degli argomenti che tratterete nel convegno. Esattamente, l'interesse è talmente evidente che non posso fare a meno di chiederlo. Allora, questo che hai detto tu è esatto, nel senso che sarà... Tra l'altro è il primo argomento che tratterete, quindi capisco che è di primaria importanza. Ma già nella relazione del professore Rossini, che appunto... è il presidente della SIUNS, se già parlerà come stato d'arte, e poi c'è il professor Isaia, che è un grande appassionato, che è sempre stato con noi da 10 anni a questa parte, che praticamente ha fatto degli studi, e ci siamo uniti tanti medici di tutta Italia per portare in evidenza che la vitamina D incide. È da precisare subito che non è la vitamina D che cura l'osteoporosi, scusate, il Covid. Cioè, questo è da chiarire, perché poi c'è sempre una speculazione su tutte queste terapie, si è detto di tutto e di più, e non è giusto che chi ha affrontato degli studi particolari, essendo lui il professor Isaia un grandissimo appassionato di queste tematiche, è stato attaccato ingiustamente. E devo dire che tutti coloro che l'abbiamo supportato ci siamo resi conto, grazie a questa collaborazione, che la vitamina D è un elemento importante che agisce in parallelo, quindi non è la terapia principale. Sarebbe una corbelleria andare a dire che la vitamina D incide sul Covid come terapia primaria. Se ne sono dette tante di terapie. Però è importante proprio perché agisce in altri settori. Vorrei un attimino rifarmi a quello che ha detto Angelo. Il Covid, oltre a determinare delle situazioni anomale dal punto di vista attività sportiva, e quindi tutto ciò che è collegato, perché non tanto solo i ragazzi ma anche gli anziani, cioè tutti coloro che erano abituati a farsi le passeggiatine, andare in giro, andare al parco, e venendo esserci un'impossibilità a svolgere queste attività, hanno creato dei rallentamenti a carico del metabolismo osseo, proprio perché c'è quella necessità di un movimento continuo per far nutrire l'osso.
Questo poi si collega anche a delle problematiche di terapie, perché spesso diversi pazienti non hanno continuato le terapie proprio per l'osteoporosi e per l'osteoartrosi, però problematiche varie, dalla difficoltà di avere il rinnovo con i medici di famiglia, dalla difficoltà di avere autorizzati i piani terapeutici per certe terapie. Quindi tutto questo ha determinato un incremento delle fratture dovute alla fragilità ossea e quindi alla carenza di vitamina D, di terapie specifiche per l'osteoporosi, che ora noi ci ritroviamo a gestire. A me è capitato di diversi pazienti, donne specialmente, che si sono presentate con un incremento di fratture, ahimè, vertebrali e anche con lo femore, che sono praticamente collegate a questa mancanza di terapia. Quindi, ora che cosa consigliate sia ai giovani che agli anziani? Cioè tu parli degli anziani e poi Angelo parlare dei giovani. Qual è il consiglio che si può dare in questa situazione che si è venuta a creare? Di riprendere, e questo diciamo che un poco si sta ricominciando, questo continuare a stare in zona gialla ancora non ci ha permesso di riprendere totalmente i contatti con le persone, però devo dire che c'è questa necessità, urgenza, così come in altre patologie, è chiaro che non è solo l'osteoporosi, di riprendere i contatti per rivedere le densitometrie, le radiografie, gli esami di laboratorio e incominciare a, perché tutto questo, anche i pazienti, per andare a fare degli esami di laboratorio, per andare a fare le radiografie, preferiscono non uscire. Parliamo sempre di una fascetta, diciamo, media alta, per cui diciamo oggi dobbiamo recuperare 2 anni di terapia, 2 anni di accertamenti, e ci ritroviamo un bagaglio enorme di situazioni gravi. Quindi la necessità, quello che vogliamo trasmettere anche in questo convegno, è riapproparsi dei contatti con gli specialisti per ricominciare a fare un percorso insieme, e quindi ricominciare le terapie e migliorare dal punto di vista. Sentiamo Angelo relativamente chiaramente all'attività sportiva dei giovani che sono stati fermi e che ora riprendono questo tipo di attività. Allora, io sono sempre stato uno convinto innanzitutto che bisogna fare una prevenzione, cioè la prevenzione è un piano di prevenzione serio, quindi anche sulle osteoporosi, sulle osteoartrosi, cosa che secondo me in Italia, diciamo, manca da un punto di vista proprio organizzativo, cioè nel senso che bisogna fare una progettualità, una progettualità specifica, per cui bisogna affrontare questa malattia con un piano ben organizzato, a prescindere dal Covid o non il Covid. Il chiaro che il Covid ha peggiorato soprattutto negli anziani. Per quanto riguarda invece i giovani, è chiaro che abbiamo potuto anche constatare che chi ha avuto il Covid potenzialmente si è ammalato anche di altre patologie che possono interessare l'apparato cardiaco. Infatti noi abbiamo riscontrato una percentuale bassa, ma una percentuale del 2-3% di soggetti che hanno avuto delle aritmie, cioè delle alterazioni elettriche cardiache. Questo che sta a significare? Che questo Covid è un animale veramente che si insinua a livello degli apparati muscolari, ma anche dell'apparato muscolare cuore. Quindi questo è importante ai fini di una ripresa dell'attività sportiva. E in effetti bisogna fare una serie di indagini più approfondite per poter fare sport in sicurezza. Quindi il messaggio che diciamo dobbiamo mandare è sicuramente cercare di prevenire questa malattia attraverso la vaccinazione, attraverso i mezzi di sicurezza, la pulizia delle mani, le mascherine, quindi non abbandonando nulla, cioè mantenendo l'attenzione sempre vigile ed alta, soprattutto per il concetto che è una malattia che subisce delle mutanti, delle variazioni. Per cui noi oggi affrontiamo questa malattia e contemporaneamente esistono delle mutazioni che hanno modificato la funzionalità di questo virus. Quindi noi combattiamo una cosa che nello stesso tempo si sta modificando.
Quindi non è, è una battaglia lunga, una battaglia che è chiaro che andrà a finire poi alla fine, secondo me, come l'influenza. L'influenza che facciamo? Noi facciamo il vaccino dell'anno precedente, nella realtà dei fatti. Poi in, nell'anno in corso si muta e noi l'anno dopo faremo questo vaccino mutato. Vedete, è un continuo rincorrersi tra la scienza e questo virus che è maledetto, perché effettivamente è un virus maledetto per i danni che ha compiuto, ma nello stesso tempo è una battaglia che alla fine noi riusciremo a domare. Allora Sergio, io leggo, diciamo, nella presentazione che è prevista, tu ne hai accennato, però io vorrei ritornare su questo tema: una stretta collaborazione fra gli specialisti di varie discipline e i medici di medicina generale. Io, perché i medici di medicina generale? Spieghiamolo ancora meglio. Allora, sì, il tema è importante, purtroppo si ripete ogni anno, ne abbiamo parlato anche negli anni precedenti. Alla base di tutto c'è un'applicazione di una nota 79, che è quella che permette di somministrare gratuitamente il farmaco per tutti coloro che hanno determinate patologie, in particolare le fratture vertebrali, quello femore o delle... Hai anticipato l'altra mia domanda, dico, i farmaci sono tutti gratuiti? Ora, perché l'anno scorso abbiamo trattato questo argomento e volevo sapere se c'erano delle novità. No, le novità non ci sono, se non che con la Covid si è ottenuto che i farmaci che erano, diciamo, soggetti a piano terapeutico, invece di tipo il denosumab, invece che serve il prole dal punto di vista commerciale, diciamo che non hanno più la necessità di ritirarsi in farmacia dell'ASP, ma si può ritirare nelle farmacie. Il piano terapeutico che lo deve fare l'ASP? No, il piano terapeutico purtroppo rimane ad appannaggio degli ospedali. Questo era l'argomento che avevamo trattato l'anno scorso. Questo rimane, purtroppo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali molto rigide e possono, diciamo, prescriverle solo certi specialisti, non tutti, e questo è rimasto. Però già il fatto che non si va più all'ASP a ritirare il farmaco, ma tramite il medico di famiglia si fa la ricetta e si va a ritirare in farmacia, già questo è un passo avanti. E poi in particolare questo farmaco che ho detto prima, invece di avere il rinnovo ogni 6 mesi, praticamente si ha il rinnovo ogni anno, quindi già questa è un'altra agevolazione. Dico, piccoli passi avanti. Ricordiamoci sempre che il Servizio Sanitario Nazionale non è molto propenso a dare farmaci se non strettamente indispensabili, quindi c'è una vigilanza, perché purtroppo, ahimè, bisogna ammetterlo, ci sono stati degli eccessi negli anni precedenti anche nella nostra regione, per cui allora l'importanza della collaborazione proprio praticamente viene qua. Ora la domanda: perché vogliamo questo? Perché vogliamo un confronto sincero, vero, con i medici di base? Perché solo con una collaborazione, con rispetto reciproco, possiamo ottenere di migliorare l'assistenza a tutti coloro che hanno una necessità di terapia. Perché purtroppo alle volte si eccede, come ho detto prima, in un senso o nell'altro, e il medico di famiglia si trova costretto anche dai vincoli dell'ASP a dover limitare le prescrizioni, perché sennò vengono caricate a loro le eventuali eccedenze oltre la, diciamo, il loro budget annuale, perché in Italia si ragiona ancora così, cioè ogni medico di famiglia ha un certo budget e non deve superarlo. Quindi capisci bene che molti farmaci poi vengono depennati proprio perché si superano delle eccedenze della prescrizione. Un'altra domanda che ti volevo fare era sulla chirurgia: come si è evoluta la chirurgia ormai? Diciamo, la chirurgia tradizionale, diciamo, finisce per essere sempre meno utilizzata. Ci sono nuove tecniche, anche la laparoscopica, allora, quindi sì, saranno argomenti trattati sicuramente nel convegno. Allora, questa la terapia chirurgica, diciamo che oggi ci permette di accelerare i tempi di ripresa. C'è una disposizione, e questo ne avevamo già accennato l'anno scorso, di operare in urgenza, quindi entro le 48 ore, laddove, diciamo, le condizioni generali lo permettano,
tutti coloro che hanno delle fratture del collo femore. Questo ci garantisce che cosa? Che il paziente non ha il tempo di stare male, cioè dobbiamo riportarlo in piedi proprio per evitare l'associazione alla patologia e quindi cercare di recuperarlo dal punto di vista fisico riabilitativo e riprendere bene o male le attività. E poi ci sono i soliti interventi importantissimi, purtroppo non molto diffusi, di vertebroplastica e citoplastica per la fissatura vertebrale, che permettono quindi di ritornare a una certa vita, una qualità di vita buona, senza bisogno di portare quei fastidiosissimi busti che sono invalidanti anche dal punto di vista della quotidianità. Queste sono delle novità che poi si abbinano ad altri interventi e grazie ai materiali innovativi, i materiali che sono diciamo forniti dall'industria dietro consiglio dell'ingegneria diciamo ortopedica, che ci permettono di applicare appunto sull'osso determinate placche, chiodi, che danno un carico e una resistenza maggiore, e questo secondo me è un fatto altamente positivo. Dovevamo parlare di ingegneria ortopedica, però ne parleremo il prossimo anno, o spero prima. Vi ringrazio tantissimo, appuntamento al convegno 8 e 9 ottobre a Terrasini. Buona giornata, grazie. Grazie, buona giornata.